Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sabato, questo che viene, il GUP, giudice per le udienze preliminari per il caso Gregoretti, ha convocato Salvini, Conte, Toninelli e Trenta, Toninelli ex ministro infrastrutture, Toninelli ex ministro alla difesa, Salvini ex ministro dell'interno e Conte che era facente parte del Conte 1. Quindi si riunisce il governo Conte 1 a Catania. Processo Gregoretti, il giudice aveva già posposto l'udienza preliminare. Che cos'è l'udienza preliminare? È dove si decise se si aprirà il processo o no. Se si apre il processo, viene rinviata a giudizio Matteo Salvini, si dice così, rinviata a giudizio. Se no, archivia tutto perché il fatto non sussiste. Il GUP ha davanti le carte dell'accusa e davanti le carte della difesa. Si fa un'opinione, sente l'accusato e poi prende una decisione. Ma colpo di scena, quando Salvini è andato a Catania e ha parlato con il GUP ha detto va bene, voglio sentire anche Conte, Toninelli e Trenta. Perché c'è qualcosa che non mi torna, voglio capire bene come mai sarebbe solo Salvini colpevole quando lì era tutta una decisione in congiunto del governo. E ci sono delle prove, delle email dove c'è proprio scritto, dove Conte diceva, beh, prima ridistribuzione e poi scendono. Insomma, il capo del governo dice, prima ridistribuzione in Europa e poi scendono, vuol dire che bloccava di fatto lo sbarco. Ma sul caso Gregoretti Conte non andrà a Catania, non si presenterà dal giudice. Quindi il premier Conte non volerà a Catania per essere sentito sul caso Gregoretti, dove sabato era atteso insieme agli ex ministri Matteo Salvini, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Fonti di governo spiegano che sarà il GUP che si occupa del caso, Nunzio Sarpietro, a venire a Roma prossimamente per audirlo in qualità di testimone. La data della trasferta nella capitale del magistrato non è ancora stata stabilita. Sabato in aula a Catania sarà invece presente Salvini, che ha annunciato la sua partecipazione all'udienza. Realmente non riesco a capire perché Conte non debba alzarsi dalla sedia e andare a Catania quando il giudice lo chiama. Che significa? Ha fatto la stessa cosa con i giudici di Bergamo. Lui non va in tribunale, ma sono i giudici che vanno da lui. Sembra un po' curiosa come posizione. Questo cosa vorrebbe rimarcare? Io sono il capo, io non mi sposto, io sono la massima autorità. Se volete venite voi, perché se no ci faccio una brutta figura, il capo del governo che va dai magistrati perché chiamate, o se volete venite voi. Sembrerebbe questo. Naturalmente lui dice che ha degli impegni inderogabili, importantissimi di governo, ma il giudice può sempre dire bene. Allora, c'ha gli impegni quando? Lunedì? Martedì? Ho impegni? Mercoledì? Ho impegni? Giovedì? Ho impegni? Fino a quando? C'è venerdì? Venga domenica, così domenica non c'ha impegni. Nel senso che a me sembra un po' curiosa questa cosa. Beh, magari qualche costituzionalista lo potrà spiegare cosa significa che Conte non si muove, ma sono i giudici che vanno da lui. Intanto Del Debbio, giornalista televisivo, conduttore di Diritto Rovescio su Rete 4, era, si diceva, candidato a sindaco di Milano. Ma lui dice: non sarò candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Milano nel 2021. Non sono candidato a nulla e non sarò candidato a nulla. Continuo a fare il mio mestiere. Sia chiaro a tutti, io continuo a fare il giornalista. A qualcuno forse non piace questa idea, però si ciuccia il dito, come si dice in Toscana, dice il conduttore durante la trasmissione Dritto e Rovescio, tirandosi fuori dalla partita. Il nome di Del Debbio era tra quelli possibili per la poltrona di sindaco. Non è la prima volta che succede, dice, ammette Del Debbio, già proposto come candidato sindaco del centrodestra in passato. Per
Per rispetto verso il mio pubblico, ma anche verso i miei ospiti politici, visto che questa è una trasmissione politica, non voglio rimanere in mezzo al guado, ha aggiunto prima di iniziare la trasmissione. Oggi si è tenuto un vertice del centrodestra a Roma che avrebbe dovuto affrontare anche il dossier delle comunali del 2021. Quindi, dopo Giletti che rifiuta la corsa al Campidoglio a Roma, anche Del Debbio rifiuta la corsa a Milano. Certo che, attenzione, andare a fare il sindaco di una grossa città, per quanto può essere prestigioso, ma si finisce nei guai, dopo ti arrivano gli avvisi di garanzia, le denunce, hai fatto questo, hai fatto questo, non hai fatto questo, non hai fatto quello, hai pensato, non hai pensato, hai detto, hai ridetto. Lui dice, non vorrei trovarmi in mezzo al guado. Per non dire un'altra parola, correrebbe il rischio quest'uomo che dopo un tot di tempo gli arriverebbe una denuncia per qualcosa, abuso di potere o chissà. Avete visto l'Appendino a Torino? Condannata. La Raggi che va dai magistrati per questa, quell'inchiesta. Beh, insomma, diciamo che fare il sindaco di una grossa città, con questo clima che c'è in Italia, con un certo tipo di sicuramente è abbastanza rischioso, perché tu fai il tuo lavoro come sindaco, ma non sai, dici, ma prima di fare un documento dici, beh, devo chiamare 10 avvocati prima di fare una fotocopia, perché questa fotocopia può essere usata contro di me. No? Devo prendere la macchina, oh mamma, potrò prendere la macchina o verrò accusato di abuso di ufficio? Quando l'autista ti porta, tu devi stare attento dove parcheggio, mamma mia, stai attento alle strisce blu, gialle, verdi, non ti fermare qui perché se no ci fotografano, finisco nei guai, mi denuncia. Capite che ecco, io capisco che Del Debbio dice, beh, insomma, io continuo a fare il giornalista. In modo che ho la mia trasmissione, dico le cose che devo dire, ma finisce lì. Poi vado a casa e penso alla prossima trasmissione. Sinceramente, fare il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, sindaco di Bologna, di Napoli, non è un qualcosa che si può augurare, non si augurerebbe neanche al proprio peggior nemico. Dice, ti auguro di fare il sindaco. No, 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 sì, tu devi fare il sindaco. Ecco, questo è un po' almeno la mia opinione, sia Giletti che Del Debbio hanno detto no, 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 meglio, meglio, meglio che continuo a fare questo lavoro. Anche perché poi fare il sindaco e anche la trasmissione in televisione probabilmente, no? Il lavoro in televisione verrebbe meno, verrebbe magari anche sostituito. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.